Salve a tutti, a breve dovrebbe essere pubblicata la nuova ordinanza che disporrà l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, le GPS. Ci sono già però le prime polemiche dalla lettura della bozza. Il Ministero infatti sta consentendo l'inserimento con riserva nelle GPS sia a coloro i quali conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno entro il prossimo 20 luglio e all'atto del conseguimento del titolo otterranno lo scioglimento della riserva, sia per coloro i quali hanno in corso il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. E per quest'ultimo caso la situazione si complica perché il Ministero ha specificato che in attesa del riconoscimento del titolo da parte degli organi interni dello stesso Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università in base alla tipologia di titolo di cui si tratta, i docenti inseriti con riserva non potranno essere destinatari di incarichi di supplenza. Questo ha destato molte preoccupazioni e sta destando molte preoccupazioni nelle migliaia di docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno e stanno attendendo anche da parecchi mesi che il Ministero si esprima sulle istanze di riconoscimento che hanno già proposto. Proprio alla luce della lentezza delle operazioni con cui gli uffici del Ministero rispondono alle istanze di accesso, cosa che ha determinato già un forte contenzioso soprattutto per i titoli di specializzazione sul sostegno, alla luce proprio di questa lentezza il Ministero dovrebbe tener conto di ciò per consentire a chi è in attesa di riconoscimento del titolo di utilizzarlo tramite l'inserimento con il GPS. L'inserimento infatti con riserva, nelle intenzioni del Ministero, non consentirà a coloro i quali sono in attesa di riconoscimento del titolo di poter essere destinatari di incarichi di supplenza. A questo punto ci si chiede a cosa serve questo inserimento con riserva. È un inserimento soltanto virtuale perché non consentirà la possibilità di lavorare a questi docenti. Questo meccanismo, tra l'altro, si pone in contrasto con quelli che sono i principi della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'inserimento con riserva non può essere ostativo alla possibilità, nelle more dello scioglimento della riserva, di poter essere destinatari di incarichi. Vedremo come si scioglierà questo nodo in sede di pubblicazione definitiva dell'ordinanza e qualora dovesse essere confermata questa impostazione, sicuramente il contenzioso non si farà aspettare. A presto, arrivederci.